Lo so, lo so. Buonasera e mi presento, sono Luisa, regina della Barbisa, estetista ma preferisco designer del pelo. Ho fatto gli studi alti, ho studiato in Texas all'Università del Tampax. La mia tesi di laurea, follicolo pilifero, se lo conosci lo eviti, è un caposaldo della letteratura contemporanea e se ci penso mi viene la pelle d'oca e i brividi. Allora, sono qui per fare un appello. Scusate, c'è raspino. Forse un pelo di ceretta mi è finito. Voilà! Giovane donna pelosa, sei stanca di portare a spasso il tuo boschetto abbandonato? La selva oscura da cui nessun viaggiatore più ritorna? Mo vieni dalla Luiselona, ci faccio su un restyling che non ti riconosceranno più neanche a casa. Ma poi noi estetiste siamo anche un po' psicologhe, no? Psicoterapeute. Io ho imparato questo, allora, dove c'è pelo incarnito c'è complesso di Edipo non risolto. Vabbè, questo è un grande classico. Poi che ne so, abbiamo le maniache dell'issio, quelle che manco Raul Casadei, ecco. Allora, non funziona, giovane donna pelosa, no. Dobbiamo lasciare un'aiuola per ristorare il visitatore, fargli fare, che ne so, un bel déjeuner sur l'herbe, per esempio. Poi ci sono anche le bipolari, attenzione le bipolari. Sopra biondo platino, sotto nero di seppia. Pericolosissime. Te, i peli non ce li hai in testa, te ce li hai tutti sul culo. Allora vieni dalla Luisa, ci faccio su un culettino rosa neonato, che così mi fa anche pandan. Ti aspetto? Vieni, Ale. Andiamo. Non viene. Non viene dalla Luiselona? Bello sereno, pensa al mare, pensa alle ondine, ci penso io. Ti aspetto? Niente, non viene. Non viene nessuno.